attore famosissimo tra gli anni 80 e 90, è un attore internazionale, un attore non italiano, che ha fatto lo spot per una birra che sembra non essere italiana, ma in realtà è italianissima, Crystal Brewer. Quante ne hai passate, uomo? Bionde, brune, chiare, scure. Qualcuna ti ha dato un attimo di tenerezza. Qualcun'altra ti ha lasciato con l'amaro in bocca. Ma finalmente l'hai trovata quella giusta e non la lasci più. Crystal Brewer, la birra di chi le ha provate tutte. Allora, lo spot è molto bello per le atmosfere, anche se in realtà, come alcuni di voi hanno notato, c'è questa idea tipicamente anni 80 del super macho. L'idea solo è sempre del super macho. Dice Daniela, che ringrazio per questo commento, pensare che è bello dire per l'uomo che l'ha provate tutte. E oggi suona veramente male. C'era questa cultura maschilista negli anni 80, è inutile negarlo. E come si dice spesso, se lo avessero detto della donna che li ha provati tutti, l'epiteto sarebbe stato diverso. Sì, perché questo spot gioca molto sul doppio senso, no? Tra il provare le birre e il provare le donne, che poi alla fine era lo stesso doppio senso che c'era tra gli anni 70 e gli anni 80, anche fino agli anni 60, secondo me lo usava la Peroni. Chiamami Peroni, sarò la tua birra, cantava una giovane Milli Carlucci nei primi anni 80, proprio per la birra Peroni. Preferisco le pubblicità moderne che parlano della birra come svago in compagnia guardando una partita. Assolutamente d'accordo. Anche se questo spot, per le atmosfere che ha, a me piace lo stesso. Non mi piace tanto il testo, non mi piace tanto il messaggio che trasmette, però le atmosfere sono obiettivamente molto belle. Un po' Blade Runner, ma anche qualcos'altro. Come ci dice ad esempio Fabio, citazione di Highlander nell'abbigliamento di Christopher Lambert, che era stato protagonista del film Highlander qualche anno prima. E non l'ho detto, sì, lui è Christopher Lambert. Voce di Pino Locchi, l'abbiamo notata, che doppiava Sean Connery come Ramirez nello stesso film. Ho un contributo, agevoliamolo. Questo è un pezzo del film Highlander in cui si vede, appunto, vediamo se riesco a metterli un po' a paragone. Vediamo, questo è lui, c'ha questo sguardo un po' particolare. Tra l'altro, Christopher Lambert, che al tempo aveva una relazione con Alba Parietti, ricordiamoci. Ecco, lui c'ha questo, non so, questa giacca, questo impermeabile, non è un impermeabile, è una giacca. Ecco, diciamo che potrei fermarmi qui. Ah, ecco, posso andare avanti, bello. Non posso andare avanti, cazzavo, scusate, non mi fa andare avanti. Vabbè, comunque avete visto, è che più o meno corrisponde all'abbigliamento che ha nello spot. Quindi ringrazio Fabio per questa citazione. Poi vabbè, la voce di Pino Locchi, ragazzi, cioè non c'è niente da dire, è insuperabile. Pino Locchi, che da quello che ricordo in questo momento se n'è andato qualche tempo fa. Poi c'è questa cosa carina che ha notato qualcuno di voi, ve la faccio vedere. Ma solo negli spot la gente stappa le birre solo con il pollice. In effetti è una cosa, è uno dei cliché della pubblicità, soprattutto della pubblicità anni 80. Ma voglio darvi due indicazioni sulla Brewer, perché potrebbe sembrare un'azienda estera, in realtà è la più antica fabbrica di birra italiana, fondata a Brescia, lo dice Wikipedia, da Franz Xaver Brewer nel 1829. Perché tedesco? Perché al tempo la Lombardia era, adesso io di storia sono una capra, però ho ripassato al volo, e c'era diciamo il regno
Lombardo-Veneto, che in realtà era una sorta di regione dell'impero austro-ungarico, per cui gli austriaci arrivavano e impiantavano fabbriche, e quindi di fatto dobbiamo dire grazie agli austriaci se è nata la prima azienda di birra italiana, ed è stata fondata a Brescia, si chiamava Wurer. E la sede originaria della birreria Wurer era nel centro di Brescia, in via Trieste, dove ancora oggi una targa ricorda quel luogo. Questa è una curiosità interessante. Nel 1981 la Danone compra il 30% della birreria, dell'azienda che produce la birra, e successivamente nell'88 ne assume il controllo, per poi cederla nello stesso anno alla Peroni. Quindi capito qual è il legame che c'è con l'utilizzo del doppio senso tra birra e donna, birra e bionda, che insomma veniva più o meno dalla stessa fonte, dalla Peroni, che però purtroppo nel 1988, lo spot è del 92, quindi la Crystal Wurer, questo spot è stato fatto quando la Wurer era già della Peroni, che chiuderà la produzione bresciana e terrà solo il marchio. E infatti ancora oggi, se andate sul sito della Peroni, effettivamente risulta con questa etichetta. Piccola curiosità, dall'archivio online della birra Peroni, c'è proprio l'archivio storico, credo sia l'indirizzo archiviostorico.birraperoni.it, ho trovato questo gadget che ha dei colori tipici anni 90, zaino con firma di Christopher Lambert 1993-1994. Non si accosta molto né all'immagine di Christopher Lambert né all'immagine della birra Wurer, diciamo, però è così, è stato fatto, e diciamo che è un esemplare di come erano i colori, come venivano associati i colori negli anni 90, per cui è un oggetto tipico. Detto questo, io vi ringrazio, vi ricordo che Spot 80 è la casa degli spot anni 80, e mi raccomando, mettete mi piace a questo video, iscrivetevi al canale assolutamente, perché mi aiutate a rendere sempre più grande il progetto Spot 80 e mi aiutate nel costruire nuovi contenuti, soprattutto con i vostri commenti. Commentate tantissimo e fortissimo gli spot che pubblico una volta al giorno sui canali social di Spot 80, perché poi potrete essere citati in uno dei prossimi video come questo, in cui approfondisco un po' le curiosità degli spot anni 80. Io sono Michele e vi aspetto qui oppure su spot80.tv per un altro appuntamento con gli spot anni 80.